Ciao Nicola, Nicola Junior Vitto, che è co-founder insieme con Alberto Dottavi di Blomming. Blomming, no Blooming, anche se tutti Sì. mi dicono che dicono così. Allora, Nicola, l'idea di Blomming, da quello che so io, insomma, in qualche modo nasce proprio, cioè è tua sostanzialmente, cioè comincia a ragionare attorno a questa cosa. E però prima di arrivare a Blooming, dimmi un attimo tu da dove vieni, che cosa hai fatto e come sei arrivato a Blooming e poi velocemente come sei arrivato ad Alberto Dottavi. Va bene, sì, esatto. Io fondamentalmente nasco con un background tecnologico perché ho studiato ingegneria informatica, poi ho lavorato prima nel mondo della finanza, sempre in campo tecnologico, consulenza alle banche presso Prometeia, e poi ho lavorato nel mondo dell'e-commerce come esperienza importante, diciamo UX, mondo e-commerce, fashion, retail, quindi no? E fondamentalmente lì ho visto, diciamo, il mondo dell'e-commerce da quando è nato, diciamo, tutto un po' il movimento dei social media. Ero molto appassionato in generale sempre di web, di tutto quello che ci girava intorno, delle startup. Quello che avevo visto era un po' il gap che c'era tra il mondo dell'e-commerce e quello dei social media. All'inizio in realtà mi ero concentrato molto sul mercato degli artisti artigiani e sul fatto che questi usavano molto, molto proprio tutti quelli che erano i canali tradizionali come le gallerie d'arte, per il caso più estremo, diciamo, dell'arte, fino ai mercatini, così, e ho visto una carenza, diciamo così, dei canali online, dove per me i social media erano qualcosa di molto importante per potergli permettere di vendere come nuovo canale. Da lì, fondamentalmente, visto il mio background, che era soprattutto, diciamo, di prodotto, tecnologia, seppur anche con competenze di e-commerce, mi mancava senz'altro di più la parte di comunicazione, marketing e social media. E fondamentalmente ho poi cercato qualcuno che mi potesse aiutare in questo e ho trovato poi Alberto nel First Generation Network online. Gli ho scritto, diciamo, da subito ci siamo piaciuti, poi è stato un rapporto che è andato avanti nel tempo fino a quando poi si è concretizzato l'idea effettiva di Blooming come ora, che poi in realtà è cambiato appunto nel tempo attraverso varie versioni del sistema. Senti, no, raccontami però il fidanzamento, come è avvenuto, cioè il corteggiamento e il fidanzamento, come è avvenuto diciamo, dal tuo lato. Sì, no, è stato esattamente, guarda, che fondamentalmente io mi ero reso conto che da solo non potevo andare avanti su tutto perché avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse appunto su queste competenze. All'epoca mi stavo appassionando molto del tema delle start-up, era il 2008, fine 2008, inizio 2009. Cioè, se uno li vede come anni sembrano pochi, però in realtà per il mondo delle start-up in Italia secondo me è un abisso, perché le cose sono cambiate, fai tu lo sai bene, perché tu lo sai che comunque sono cambiate tantissimo proprio da quegli anni lì, cioè sono passati fondamentalmente 3 anni, no? 2 anni e mezzo, ma è cambiato tutto proprio. E all'epoca non c'era fondamentalmente più niente, cioè c'era tutte le storie, peraltro nelle aziende anche dove ho lavorato, UX, anche bene, cioè tutte le storie dell'epoca della bolla, dopodiché il vuoto per 6, 7, 8 anni, a parte qualche raro caso che conosciamo. E poi, quindi voglio dire, avevo trovato quel poco che c'era in giro e mi guardavo ogni tanto le interviste di questo First Generation Network. Che mi era sembrata una cosa molto interessante per vedere un po' di imprenditori della vecchia vecchia, poi, insomma, di 10 anni fa, no? Delle startup di 10 anni fa. Sì, gente anziana come Palombi, insomma, queste. E quindi niente, da lì avevo visto che c'era Alberto, che mi sembrava che fosse proprio un perfetto fit con quello che serviva a me, visto che all'epoca ero soprattutto poi orientato nel mercato dell'arte e artigianato, cosa che peraltro anche oggi si ritrova molto in Blooming, soprattutto da parte di artigianato. Fondamentalmente ho pensato che fosse proprio la persona che faceva a casa mia, perché era esperto di web, aveva scritto il libro su web 2.0, esperto di social media, insegnava al NABA, dico questo è quello che fa per me, no? Quindi gli ho Certo. scritto e da subito lui è rimasto appassionato, cioè gli era subito piaciuta l'idea, poi ci siamo conosciuti e le cose si sono approfondite nel tempo. Senti, allora cominciate a entrare nell'operatività di Blooming, cioè a un certo punto, bella l'idea, bisogna cominciare a fare qualcosa, no? Quindi bisogna cercare di capire rispetto a magari quello che è un quadro generale, diciamo, un'ipotesi, una visione dove volete andare, da dove si parte, perché non avendo a disposizione, come dire, milioni di dollari per fare esperimenti, evidentemente bisogna
bisogna trovare un punto di partenza. E voi come l'avete trovato il punto di partenza? Voi avete bootstrappato all'inizio, cioè avete cominciato a lavorare su questa cosa senza risorse esterne. Assolutamente, e in realtà l'abbiamo continuato anche per tanto tempo, arrivando appunto a metterci oltre che del tempo anche delle risorse economiche nostre, no? Fare degli investimenti proprio effettivi. E comunque sì, diciamo che le cose sono andate in modo molto molto graduale. Diciamo che dopo un po' che ci siamo conosciuti, io ho preso la forte decisione, molto forte, diciamo, di vita, che è quella che poi secondo me fa scaturire effettivamente una cosa. Si arriva a un certo punto ad un bivio serio, no? Quando si fa una vera e propria startup, che non è quello di mettere online una pagina web e dire ho fatto la startup, che è quello Che è una cosa che va molto di moda che ne oggi. penso che effettivamente vedo che ha un certo trend, diciamo, Vediamo che è se c'ho quello culo, di la metto online e magari succede. vediamo che succede. Cioè, quindi io a un certo punto mi sono reso conto che effettivamente avevo il lavoro da dipendente che facevo prima che mi assorbiva tantissimo ed stavo facendo un percorso di carriera e mi sono trovato di fronte a proprio un bivio psicologico, di vita, di tutto proprio, no? Quindi ho pensato, cioè, da un certo punto di vista paradossale, avevo un lavoro sicuro, bellissimo, colleghi fantastici, un'azienda meravigliosa, però mi sono trovato dal punto di vista di dire, cioè, così io più cresco e più sono in una specie di abbia, cioè, poi capisco che se senti qualcuno che oggi per la situazione economica abbiamo un lavoro dice questo è scemo, però mi sentivo così e quindi ho preso la decisione a un certo punto di dire mi licenzio, cioè, perché comunque mi voglio dedicare a fare questa cosa qua, che poi non era ancora delineata all'epoca peraltro, cioè non c'era ancora una cosa così, un'idea netta, in realtà è una cosa che poi è nata nel tempo, che è stata poi evoluta insieme ad Alberto. E fondamentalmente l'approccio che poi abbiamo avuto dopo questa mia decisione è stata quella di muoversi verso. All'epoca devo dire che all'inizio ancora non lo conoscevo, poi mi sono appassionato sempre di più un po' sia del customer development, quindi tutta un po' la teoria anche poi di startup di Eric Ries, no? E diciamo che involontariamente tutto sommato siamo stati bravini nel fare il customer development. Attraverso un blog che chiaramente gestiva soprattutto Alberto, che parlava un po' di quelli che erano i primi diciamo, utenti che ci potevano interessare come benchmark. E sulla base di questo, diciamo così, andavamo avanti con la strategia di comunicazione e contenuto, mentre in parallelo io cercavo di fare un cosiddetto, tra virgolette, minimum viable product della piattaforma che potesse essere utile a questi utenti, o qualcosa di innovativo. Che era poi il centro in cui ci siamo trovati nel fare Vlomming, no? E fondamentalmente, quindi ti ripeto, era nato tutto dalla mia idea di fare una, diciamo così, fondamentalmente un marketplace che potrebbe essere un qualcosa di vicino a Etsy, nonostante che avesse delle componenti un po' innovative. All'epoca Etsy era poco noto in Italia, a fine 2008 veramente lo conoscevano in pochi, no? Dopodiché ci siamo trovati un po' di fronte al chicken and egg, no? Cioè io veramente ancora oggi non capisco come fanno, cioè la difficoltà di fare un marketplace è enorme perché tu devi avere prima un certo numero di utenti ragionevoli per avere poi gli utenti che siano interessati a andarci dentro e così via, però gli utenti dentro perché ci vanno se poi non ci sono visitatori, quindi un po'. E da lì poi che è una cosa è tutto, no? È nata l'idea di Vlomming che invece di poter fare un sistema pervasivo all'interno di internet per poter vendere in tutti i tuoi canali che hai già. Quindi a questo punto, in parallelo, mentre facevamo diciamo, un po' di customer development capendo quello che volevano gli utenti e quello che poteva essere utile come strumento diciamo così innovativo che non c'era, facevamo il primo minimum viable product, prima versione alfissima di Vlomming da fargli testare. Beh, in realtà in questo caso il minimum viable product è addirittura il blog, nel senso che se Esatto. l'idea di fondo del minimum viable product è che tu devi costruire quello che ti serve per testare delle ipotesi, la prima ipotesi che tu devi testare è c'è un mercato per questa roba, no? E Esatto. quindi vado con una cosa semplice, con una cosa che sostanzialmente è. Diventa uno strumento di indagine in questo caso, quindi il blog come strumento di relazione che ti permette di fare un'indagine qualitativa, diciamo, su quello che poi è il tuo Sì. mercato di riferimento. Contemporaneamente sviluppi la cosa più piccola, brutta piacere che ti viene, insomma, che Esatto, riesci a esatto. fare, insomma, no? Esatto. Alberto ha tirato fuori uno screenshot che aveva fatto della primissima versione di Blumen, che è veramente una cosa vergognosa. È bene che lui l'abbia fatto perché non ha avuto mai il coraggio, però ce l'ha in archivio, ce l'ha. Ah, poi dopo quando intervisto lui glielo chiedo.
Ok, quindi mettete online la prima versione di Blomink, che in che cosa consiste? Fondamentalmente, quindi ti dico appunto, col blog cercavamo di comunicare, proprio di parlare con quelli che erano i primi utenti che potevano essere interessati, che erano proprio in particolare appunto, diciamo, tutti quelli della comunità dell'handmade artigianato, soprattutto italiano, per motivi appunto, diciamo così, logistici e di comodità. Nel frattempo avevamo fatto anche un po' di eventi, aggiungo a questo, che erano comunque strumenti. Non del tutto, ma in gran parte strumentali a, diciamo così, comunicare con quelli che potevano essere i nostri utenti. E la prima versione che abbiamo fatto era proprio una cosa che permette un widget che tuttora c'è su Blomin, chiaramente, che però adesso è uno dei diversi canali che ci sono che permettono la vendita in giro, diciamo, nei propri canali internet. Un widget che permette di vendere attraverso il proprio sito blog. Una cosa che era, diciamo così, comunque innovativa a livello anche tecnologico e che lo è ancora, tutto sommato, che un po' come i video di YouTube, tu puoi portare all'interno del tuo blog per vederli direttamente da lì, con Blomink tu puoi portare il widget che ti fa vedere il prodotto, te lo fa aggiungere al carrello che resta sempre all'interno del tuo blog e poi il checkout lo completi andando fuori su Blomink. Quindi la prima cosa era un sito che era fondamentalmente un tool, no? Uno si scriveva come scrivere, che ne so, su Gmail. Va dentro, gli altri utenti non sapevano chi c'è dentro, quali sono i venditori e tutto, non potevi fare nient'altro che creare dei nuovi prodotti, poi avevi un codice di script che copiavi e incollavi nel tuo blog e da lì avevi il widget che permetteva ai tuoi visitatori fondamentalmente di aggiungere i prodotti al carrello e poi acquistarli. Comunque era completo, no? Perché anche questo è un po' il senso del minimum viable product, è quello di fare un qualcosa che sia l'essenza minima del tuo prodotto, però completo. Per l'esperienza poi che effettivamente i tuoi utenti vorrebbero. Per noi poi l'anima è un po' duplice perché per noi sono utenti, sia cioè sono utenti principali, proprio più importanti venditori, perché chiaramente sono il nostro primo referente, Certo. no? Però chiaramente sono anche molto importanti gli acquirenti che poi usano la nostra piattaforma per via in diretta. Ora non solo in diretta, però vabbè, Con sono. il minimum viable product in place, quindi in funzione, cominciare a raccogliere dati. E Esatto, infatti, questa è la cosa. che dati avete raccolto e che cosa avete imparato? Esatto, questa è la cosa molto importante un po' del processo Lean che, ti ripeto, noi abbiamo seguito in maniera un po' empirica, imparandolo cioè in parallelo a quello che facevamo, poi imparavamo migliorando. Certo. Come sai, infatti, il tema dell'analytics in generale, delle metriche e non quelle vanity, no? Che spesso magari si misurano, è molto importante. Su questo, peraltro, io sono sempre molto critico e voglio sempre migliorare molto, cioè, la parte di analytics, che è un tema molto caldo, importante e non banale da poter fare in maniera precisa, perché poi è una cosa che lascia largo spazio poi alla singola persona, alla singola startup, diciamo in generale, di poter fare, no? Non c'è una scienza esatta di come farle, c'è una scienza strutturale, no? Però poi ognuno ha le sue, quindi non c'è un qualcosa di Certo. standard. Allora, quindi comunque abbiamo cercato di valutare bene quelli che erano i feedback degli utenti, questo facendo anche un paio di survey sugli utenti. All'inizio c'era possibile proprio parlarci direttamente, no? Quindi con i primi utenti ci parlavamo proprio direttamente. Poi, diciamo, adesso per crescere gli utenti abbiamo usato altri strumenti, come anche fare proprio un sondaggio classico, però con delle domande mirate e sulla base soprattutto di quello che avevamo imparato. E anche strumenti che ci permettessero un po' di capire il trend, no? Quindi fondamentalmente quello che ci ha guidato è stato proprio quello che era il feedback degli utenti. Ad esempio, appunto, ti dico i vari MVP, no? Perché ce ne sono stati più di uno nelle varie iterazioni, così Ok. per dirle in maniera agile, agile. Comunque, il primo appunto è stato la possibilità di vendere sui blog. La seconda cosa era quella che poi gli utenti alla fine. Cioè, capitava che c'era qualcuno che effettivamente il blog o il sito non ce l'aveva, no? Quindi, che abbiamo fatto? Abbiamo migliorato un po' l'esperienza per avere lo shop su Blomming singolo, quindi avere, diciamo, il proprio URL personale che potevano dare in giro per poter acquistare su Blomming, che magari uno si può mettere nella firma della mail o cose del genere, no? Questo era chiaramente un sistema che ha anche altri competitor, mentre quella, diciamo, la parte di widget era molto innovativa. Tutto sommato, però, sai, il bello è dargli un pacchetto unico a un utente che poi, peraltro, è una piattaforma che era già in inglese, poi in italiano, multilingue, adesso anche in spagnolo, multilingue, quindi comunque davi comunque un valore aggiunto in generale agli utenti che lo sanno. È stato quello lì. Poi, che c'è stato? C'è stato il trend molto forte di Facebook. Tutta la parte relativa a Facebook, alle pagine Facebook, alla parte di comunicazione era
un qualcosa che abbiamo subito visto, che in generale interessava gli utenti e su cui abbiamo creduto da subito. E infatti la terza cosa subito dopo che abbiamo fatto è stata quella di fare gli shop su Facebook, che infatti hanno avuto un buon successo in generale, anche mediatico, nonostante che poi sia effettivamente, diciamo, per me che sono vecchio e mi permetto anche di dire vecchio pure perché non sono nativo digitale, è una cosa che conta il giusto, però quello che conta effettivamente appunto è sempre far contenti i propri clienti, no? In una startup, certo. È veramente la metrica principale, diciamo così, generica, alto livello. E quindi fondamentalmente appunto anche da lì abbiamo capito che era importante, infatti diciamo che ci hanno dato ragione poi le successive metriche. E poi la cosa molto particolare è stata quella che fondamentalmente Blooming nasce come un tool di empowerment, quindi per permettere all'utente che ha già in generale dei propri canali di comunicazione, una propria community, o che è in grado di crearla o che vorrebbe comunque crearla, no, autonomamente, quindi sulla base di utenti del genere gli dà uno strumento per poter trasformare questi canali di comunicazione anche in canali di vendita. Questo è un po' il genere, però che ci siamo accorti che fondamentalmente c'era un sacco di gente che arrivava sul sito di Blooming, vuoi infatti per la bravura di Alberto nel fare comunicazione, segna stampa in giro, vuoi comunque per varie attività o nome che stava vendendo, che arrivavano su Blooming che non volevano vendere, però magari volevano vedere cosa c'era dentro, no? Cioè, acquirenti fondamentalmente. E anche i venditori comunque chiedevano di avere, cioè, chiaramente sai, poi questa sembra una banalità, ma è una cosa importante. Cioè, un'altra cosa che abbiamo capito è che il venditore, quello che vuole fare, quello che gli interessa davvero a un venditore è vendere, no? Cioè, quindi più può farlo, meglio è. E la quarta cosa quindi che abbiamo fatto è stata quella di aprire anche un catalogo dentro Blooming con il motore di ricerca e vari tipi di navigazione tematica che sono per collezioni che gestiamo noi, per categorie classiche, tag e forme di anche aggregazione particolari, come ad esempio abbiamo una lista dei prodotti che sono più likeati su Facebook, ci andiamo proprio a prendere noi vari like di Facebook, mettiamo nel nostro database per fare un ranking su questi e i vari prodotti. Quindi sei diventato una specie di one stop solution per chi vuole fare esatto, la nostra idea è quella proprio di diventare il più possibile pervasivi in generale, cioè diciamo di termini che possono essere stati pervasività e multi-publishing, no? Uh-huh. E infatti vogliamo anche crescere sempre di più su questo. Adesso, per dire, tutta la parte mobile è una cosa su cui dobbiamo lavorare e che sicuramente vogliamo fare, come anche ci interessa veramente fornire delle API agli sviluppatori per poter permettere di fare anche applicazioni di terze parti e integrazioni anche su siti esterni. Quindi quello che ci interessa fondamentalmente è riuscire a dare la possibilità al venditore di avere degli strumenti semplicissimi per vendere dove vuole e anche per fare sviluppi più complessi eventualmente che interessano per poter essere in ogni punto di internet, diciamo, di web per poter vendere online. Senti, nel frattempo voi avete cominciato, avendo preso un investimento, voi siete finanziati da adesso? Noi siamo finanziati ancora, siamo chiaramente in discussione con alcuni venture capital, esteri, però siamo autofinanziati. Ok, nel frattempo però avete cominciato a costruire un team, no? Quindi non siete più solamente tu Alberto, siete tu Alberto e qualche altra persona. Esatto, sì, ovviamente c'è Matteo Cascinari che è entrato a giugno, diciamo, di quest'anno, che è socio di nostro tutti gli effetti, che lavora con noi quotidianamente full time su Blooming. Uh-huh. E che si occupa chiaramente di più del business. Lui è stato un manager, diciamo, di esperienza, che ha lavorato soprattutto in... Secondo, perché qui si è degradata la qualità della linea. Riattacchiamo e riprendiamo. Ok. Allora, eravamo rimasti al team, quindi a un certo punto si costruisce il team. Esatto. Matteo Cascinari come socio. Esatto, come socio, diciamo, è importante che lavorano noi quotidianamente full time a Blooming, occupandosi di più della parte business. Lui ha una forte esperienza di management, si è visto le 24 ore che più Walt Disney tra le ultime, diciamo, esperienze che ha avuto, e quindi sicuramente è molto importante perché va a completare un po' le varie caratteristiche in generale di noi fondatori, quindi, no, che io soprattutto sulla parte di prodotti, e-commerce e tecnologica, Alberto sulla parte di social media e comunicazione, e quindi Matteo si occuperebbe di più della parte business.
Management. Oltre a questo, abbiamo anche un altro socio, che è un ragazzo, Andrea Saricetti, molto bravo, ingegnere informatico, che ci sta aiutando da tempo, da quando abbiamo costituito la società, appunto, alla fine del 2010, che si occupa appunto di aiutarci soprattutto nella parte di piattaforma. E quindi fondamentalmente questo siamo noi come team Ma base, poi quindi c'è siete solo appunto. due developer? Siamo solo due developer, sì. Poi abbiamo chiaramente anche altri professionisti che ci aiutano in alcune parti, quindi cioè, anche amici, diciamo, persone con cui ho collaborato, Nunzio Fiore per la parte di sviluppo web design, poi Francesca Costaldi che ha fatto la parte di grafica di Blogging, e poi abbiamo Francesca Basile che si occupa della parte, che lavora con noi, diciamo, full time, quindi in ufficio, che si occupa della parte di customer care, sourcing dei venditori, un po', diciamo, anche nei contenuti, e Alessia Fabbri che ci aiuta in realtà sin dall'inizio nella costruzione del blog di Life Picasso, che è il blog appunto di cui ti parlavo, che abbiamo usato come strategia iniziale di customer development, e che ha scritto post veramente sin dall'inizio di Blooming, che tuttora ci aiuta nella parte di contenuti. Lei adesso però è a Bari. Però in ufficio, diciamo, siamo giornalmente, quotidianamente in quattro qui a Milano, e poi invece c'è Andrea che è a Bologna. Senti, adesso poi affronterò tutta un'altra serie di temi con Alberto, per cui adesso a te invece ti chiedo che cosa vuoi fare tra 3 anni o tra cinque. Devo dire che sono molto contento e appassionato, perché sicuramente nel fare una startup ci sono dei momenti intensi e duri, però a un certo punto diventa come una droga, per cui uno non riesce più a smettere, ed è davvero bellissimo poi, no? Fare qualcosa, costruire qualcosa di nuovo, qualcosa in cui uno crede. Tuttavia, tra 5 anni spero comunque di essere in qualche posto esotico nei Caraibi, in una qualche barca, magari vicino alla tua. Va bene, sì, dobbiamo fare uno yacht club, The Esatto. Founder Yacht Club dobbiamo Esatto. fare. Senti, Nicola, ti ringrazio molto, in bocca al lupo e ci sentiamo tra un anno così vediamo a che punto siete arrivati. Grazie a te, Crepi, in bocca al lupo anche a te, che so che sei comunque un grande startupper, e Siamo un complimenti. grosso, no, più grosso io che grande di startup. E complimenti per questa cosa che stai facendo, che te l'avevo già detto, però è una cosa che merita molto, questa cosa che stai facendo per far conoscere le start-up, ma soprattutto per aiutare tutti quelli che si vogliono mettere in gioco e voler fare una start-up. Questo, secondo me, lo dico in modo spassionato, è il momento migliore per farlo storico in Italia, ed c'è solo da guadagnarci un'esperienza, quantomeno nel caso peggiore un'esperienza di vita meravigliosa. Ne sono convinto anche io. Ciao Nicola, Ciao. grazie, ciao. Ciao a te.